Ciao amici, ci troviamo nella località Gajazza e qui, come già abbiamo fatto altre volte, partiamo per andare su al santuario della Madonna della Guardia, percorrendo la vecchia e antica guidovia dove una volta percorreva il mezzo che portava direttamente su. Qua siamo proprio all'arco della partenza della guidovia. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ok, buongiorno. Buongiorno. Oggi nella nostra compagnia dei viaggiatori abbiamo una new entry, nonché il nostro amico, il nostro cognato, il nostro fratello, Mauro! Go, let's go, tutti alla Madonna della Guardia! Ok raga, allora siamo arrivati a un punto magico, nel bosco degli gnomi. Adesso andiamo a esplorare che nel sottobosco, sotto gli alberi, ci sono i gnomi, i gnometti. Ecco raga, allora adesso una piccola pausa ci vuole, siamo un po' più di metà percorso nel nostro pellegrinaggio alla Madonna della Guardia. Ci siamo fermati su una panchina, bella comoda all'ombra. Ora, pellegrinaggio per grazia ricevuta. Esatto. C'è un bel boschetto davanti a noi. Ok, ci ricarichiamo e partiamo. Ok, eccoci qua. Allora, siamo arrivati dopo circa 2 ore, abbiamo messo 2 ore e 35 di cammino, siamo arrivati all'altro capo, all'altra arcuata dell'arrivo della guidovia che stiamo oltrevarcando esattamente in questo momento. Eccola qua, arrivo dell'altra guidovia e ci troviamo al santuario. Ora qua andiamo nel sagrato principale e poi c'è anche il piccolo cappelletta dell'apparizione, che ce l'abbiamo proprio qua davanti. Ok, inoltriamoci. Ok raga, siamo arrivati. Questo è il sagrato, il grande sagrato della Madonna della Guardia. Ok, ora ci riposiamo un attimo, ci cambiamo la maglietta che ce l'abbiamo sudata e poi entriamo così, assistiamo anche alla messa, dai. Già che siamo qua e poi attendiamo l'ora di pranzo. Ok raga, allora abbiamo assistito alla messa e oggi interamente quasi dedicata al patrono San Giovanni, e intanto con grande sorpresa si è unito a noi il nostro amico Giuseppe. Ciao. Il patrono sorpresa è venuto anche a lui. Ok, adesso stiamo ancora un po' a girare qua, poi aspettiamo l'ora di pranzo e andiamo a vedere l'esatto, il punto dell'apparizione. Ok, ciao. Buon appetito! Ciao. Dopo aver pranzato, siamo qua nell'area
dove è stata, dove c'è stata l'apparizione della Madonna. Siamo qua nella cappelletta. Bene, allora a questo punto, poi adesso ci apprestiamo, ci soffermiamo un attimino qua e tra poco ci apprestiamo a percorrere a ritroso la nostra camminata. Ok. Allora, raga, tutto a posto? È stato bene? Abbiamo pranzato tutto bene, bene? Tutto bene, ah, buonissimo, buonissimo. Tutto buonissimo. L'amaretto buono, i due amaretti, arriva la verità buoni. Perfetto, e i due dolci buonissimi. Ok, va bene, dai. Allora, ci vediamo dopo. Ciao, raga. Ok amici, anche quest'oggi abbiamo concluso il nostro pellegrinaggio alla Madonna della Guardia. È stato bello, è andato tutto bene, non ha fatto neanche tanto caldo. Riassunto, per venire qua è molto semplice. Genova, si va verso Bolzaneto, uscita Bolzaneto, poi si prosegue per Ponte Decimo. Dopo Ponte Decimo, Campo Morrone e si imbocca poi la strada per i Piani di Praglia. Proprio appena imboccato la strada dei Piani di Praglia, subito, fate attenzione, subito sulla sinistra c'è per località Gaiazza. Bisogna fare attenzione perché non si vede tanto bene. Comunque, facendo attenzione, località Gaiazza. Bene, una volta imboccata la strada si va su e si arriva in una piccola piazzetta dove è presente anche un baretto, una trattoria, eccetera. Poi da qui si vede, c'è proprio l'arcata principale della guidovia, dell'inizio della guidovia, arcata che adesso noi stiamo oltrevarcando, che questo è proprio l'inizio per il sentiero, il pellegrinaggio alla Madonna della Guardia. Bene, anche quest'oggi abbiamo finito, la compagnia dei viaggiatori è aumentata con il Super Mauro. Ok, allora ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao raga, ciao, ciao.